Signori, procediamo all'appello. Sindaco, assente. Castiglia, Melio. Presente. Sindaco. Grazie segretario, ricordo se ci sono comunicazioni del sindaco, nessuna comunicazione del sindaco, se ci sono interventi da fare mi metto gli occhiali perché non vi vedo, se ci sono interventi, Simonetta Schiazza. Buonasera a tutti, saluto i cittadini che ci stanno ascoltando, tutti i consiglieri, la giunta, il sindaco, sono andata a contare. Allora, velocemente volevo presentare due documenti. Uno, diciamo, è un invito che non ha bisogno neanche di sottoscrizioni. Io ve lo leggo perché si capisce bene il senso di questa richiesta che ho indirizzato al sindaco e all'assessore dei lavori pubblici e per conoscenza all'ufficio tecnico del nostro comune. La richiesta viene da me e dal consigliere Enzo Tucci, quindi la leggo che facciamo prima. I consiglieri comunali Simonetta Schiazza e Enzo Tucci chiedono con la presente di attivare l'ufficio tecnico per un controllo sul territorio, in particolar modo delle contrade, dei lavori di rifacimento del manto stradale eseguiti nei mesi scorsi, in quanto sono pervenute diverse segnalazioni da private segnalazioni da privati cittadini che lamentano la scarsa tenuta del manto stradale. Qualora i responsabili dell'ufficio tecnico del nostro comune dovessero riscontrare la veridicità di quanto su esposto, gli scriventi consiglieri chiedono che le ditte stesse provvedano tempestivamente ad eseguire nuovamente a loro spese i lavori commissionati. Quindi la richiesta, diciamo, l'invito è chiaro. Porta per il momento solo la mia firma, solo perché il consigliere Enzo Tucci non è ancora arrivato, quindi se lo puoi far avere al sindaco poi lo firmerà Enzo Tucci appena arriva. In seconda battuta, non meno importante, c'è un ordine del giorno che vorrei presentare, porta le firme di Simonetta Schiazza, di Remo Di Martino e Tommaso Coletti, col quale chiediamo il gemellaggio con le città di Proce e Metrovic. Sapete infatti della recente visita che a settembre abbiamo fatto come delegazione presso le municipalità di Proce e Metrovic nell'attuazione di un progetto che prevede un percorso culturale e spirituale tra le nostre municipalità. Quindi ve lo leggo anche questo brevemente perché riprende il lavoro iniziato in qualità di assessore provinciale da Remo Di Martino e che sta seguendo con successo il suo iter. Quindi ve lo leggo anche questo: ormai da qualche anno sono ripresi i rapporti tra le comunità del Medio Adriatico italiane e croate, soprattutto con l'obiettivo di ripristinare gli antichi collegamenti via mare tra Ortona e Metrovic, interrotti a causa delle due guerre mondiali. Una delegazione del comune di Ortona dal 29 settembre al 4 ottobre 2012, composta dai consiglieri comunali Simonetta Schiazza e Remo Di Martino, accompagnati da operatori turistici, imprenditori e rappresentanti del mondo cattolico, si è recata nei Balcani per promuovere un itinerario turistico, culturale e spirituale. È in fase di attuazione il progetto che prevede il collegamento marittimo tra Ortone e Ploce, che consentirà alla nostra città di diventare lo snodo principale dei traffici commerciali tra l'Europa dell'Est e il resto del Mediterraneo, con tutti i conseguenziali ritorni economici per la nostra regione.
Nel corso di quest'anno, a luglio 2013, avverrà l'ingresso della Croazia nella Comunità Europea. Nel corso del 2014 verrà definitivamente costituita la macroregione adriatico-ionica che consentirà ai territori del bacino adriatico di accedere ad una molteplicità di finanziamenti comunitari. Dalla zona della valle della Neretva e in particolare da Mekovic, come emerso dagli studi del professor Falcone, provengono i primi insediamenti europei sulla costa adriatica, mentre nel corso dei secoli diverse migrazioni hanno visto i popoli dei Balcani popolare le nostre coste. La città di Mekovic, antico porto collegato proprio con Ortona sino ai primi del Novecento, conta circa 20.000 abitanti ed ha importanti strutture economiche, culturali e sportive. La città di Ploce, circa 10.000 abitanti, è sede di un porto in forte sviluppo adatto ai collegamenti sia con traghetti che con navi commerciali. Sono frequenti ormai le visite della nostra città degli amministratori delle città di Ploce e Mekovic, che hanno espresso anche recentemente al sindaco la volontà di addivenire ad un gemellaggio con la nostra Ortona. Tenuto conto del protocollo d'intesa firmato tra il comune di Ortona, quale ente capofila dell'associazione Culto e Cultura e Mekovic, per la promozione di un percorso spirituale che possa legare i percorsi dell'Apostolo Tommaso a Medjugorje, tutto quanto sopra premesso il Consiglio Comunale, spero, fa voto affinché il sindaco della giunta predispongano tutti gli atti necessari e propedeutici al gemellaggio tra la città di Ortona e quelle croate di Ploce e Mekovic. Spero che anche gli altri consiglieri comunali vorranno condividere questa proposta, quest'ordine del giorno che ha già firmato, ripeto, sia Remo Di Martino che Tommaso Poletti. Lascio anche a loro la parola se vogliono aggiungere altro. Grazie consigliere, il consigliere Musa. Buonasera a tutti, beh, io sono d'accordo, quindi anticipo già che firmo, che penso che gira e se firmiamo tutto andiamo all'approvazione. Quindi sono d'accordo assolutamente con il gemellaggio. Io volevo approfittare di questa occasione per fargli auguri a Tommaso Poletti, che fa 123 anni, penso. 121 anni. È diventata oramai una istituzione questa festa. Dopo il perdono, che prima di Natale credo che ci venga questa festa. Fra gli antichi sapori e perdono, diciamo. La versione invernale del. Quindi auguri Presidente, 100 di questi giorni, se non basta. Ancora. Io mi appresto a formulare delle interrogazioni di interesse pubblico, di grande interesse pubblico, non scritte, quindi interrogazioni orali al Sindaco, in particolare al Sindaco ovviamente. Io ho aspettato qualche consiglio comunale per fare le interrogazioni circa questo argomento che vado a trattare. Mi aspettavo che i consiglieri della maggioranza prendessero l'iniziativa su questo argomento, consiglieri di maggioranza che sono competenti per territorio ma anche per concetto politico. Io mi riferisco al deposito Eternit, al famoso ristoro ambientale. Sindaco, io non vorrei che ci trovassimo ancora una volta nella condizione di cornuti e mazziati. E non lo so, io non trovo un'altra formula, forse è troppo forte, però non vorrei che da una parte abbiamo, diciamo, senza virgolette devastato un territorio e dall'altra non abbiamo neanche la compensazione ambientale. Io siccome non ne ho conoscenza e sono preoccupato in primis come cittadino e in secondo come consigliere comunale, vorrei che il sindaco desse delle delucidazioni circa questo problema che io, guardate, non è che questo problema non esiste più, perché sembra che questo argomento non trattato nelle giuste maniere o nelle giuste stanze sia passato in cavalleria. Guardate che non è così, là il problema c'era e c'è. Io ho conoscenza non personale ma per sentito dire, voce di popolo, voce di Dio,
che questo deposito, cioè, sta a buon punto ad essere riempito, cioè sta operando già ad altissimo livello. E quindi, cioè, dateci delle informazioni, prima di tutto, per sapere se almeno in compensazione abbiamo fatto cosa che tra l'altro impone la legge. Il sindaco, che ha il potere assoluto, dovrebbe assolutamente dirimere o accelerare questo iter che porta alla definizione di questo programma, di questo problema, scusate. Poi, nella stessa considerazione, tavolette energie. Sindaco, noi siamo stati a fare la visita a tavolette energie, io sono stato con lei, abbiamo constatato lo stato dei fatti, abbiamo visto e sentito ciò che in quella centrale si sente. Io non entro nel merito dell'insediamento, entro però nel merito delle due convenzioni. Noi abbiamo la convenzione per il ristoro ambientale, quindi per la compensazione ambientale di 800.000 euro, già firmato con Fideiussione, e mi sembra di aver capito che la ditta è anche disposta, ben disposta ad aumentare questa cifra, voce di popolo, voce di Dio, che per l'insediamento al parcheggio Ciabocco o nella linea che, diciamo, che va dal parcheggio Ciabocco al mare. E poi il famoso campetto basket, forse non tutti sanno che il compenso economico derivante dal 10% della superficie qui dell'articolo 5 era stato tradotto nella realizzazione di un campetto da basket all'interno di Tamarite. Questo mi sembra che è da scongiurare, ma penso che l'amministrazione già abbia considerato, anche perché ne abbiamo parlato, che probabilmente non si realizzerà, però datecene notizia. Cioè, non fateci rimanere sempre in questo limbo a cui l'amministrazione fa e gli altri non sanno nulla. Anche perché, come consigliere comunale, sarebbe il caso che ci informaste di condizioni così di interesse pubblico, di largo interesse pubblico. E poi, ultimo per questa sera, GEA. Ma GEA che fine ha fatto? Io ho saputo, voce di popolo, voce di Dio, che abbiamo un precetto per 1.400.000 euro. Abbiamo una comunicazione ufficiale. Precetto Pasquale. Precetto Pasquale. Adesso il sindaco, il consigliere Coletti ci dirà che vuol dire il precetto Pasquale. Cioè, il discorso GIA, come lo abbiamo affrontato? Il discorso della manutenzione dell'energia elettrica per quanto riguarda gli impianti, come lo stiamo affrontando? Abbiamo dato la proroga all'azienda, io penso, visto che scadeva il 2012, cioè rendeteci dotti di condizioni che sono di interesse generale, non ultimo, se è vero, se non è un progetto Pasquale, che la GEA ci chiede 1.400.000 euro a fronte di una diatriba iniziata non adesso, ma a livello temporale in tempi non prossimi a noi. Insomma, anche di una trattativa che andava avanti per cercare di chiudere questa diatriba che poi non è andata a buon fine. Cioè, io penso che noi abbiamo il diritto di sapere ciò che all'interno di queste stanze succede per l'interesse pubblico. Grazie. Grazie consigliere Musa. Il sindaco qui in coda vorrà rispondere. Le interrogazioni sono orali, quindi potrà rispondere immediatamente quello che otterrà in futuro. E il consigliere Scarlatto. Buonasera a tutti, signor sindaco, presidente e colleghi consiglieri. Io mi associo solo alla richiesta fatta da Simonetta relativamente alle strade, perché anche a me risulta che ci siano alcuni tratti dove i lavori sono stati fatti che necessitano insomma ulteriori messa a punto. Per il resto mi riservo poi successivamente di fare un successivo intervento. Consigliere Castiglione. Buonasera a tutti, sindaco, presidente, assessore, consiglieri, cittadini. Io innanzitutto vorrei tornare, sono sempre stato molto critico, sono stato sempre molto critico sulla gestione del personale attivata da questa amministrazione.
Io vorrei sapere dal sindaco, dall'assessore, ma anche dal segretario e dal dirigente che hanno risposto in bando, se a quale norma si sono attenuti per disporre un bando dove è previsto prima il colloquio e poi la comparazione dei titoli, perché da quanto mi risulta il nostro regolamento comunale prevede il contrario. Anche nella distribuzione dei punti, del punteggio che è stato fatto per il colloquio, credo che non rispetti l'articolo 78 con una 4, mi pare, del regolamento comunale. Quindi al segretario soprattutto vorrei sapere se i regolamenti comunali che sono vigenti presso questa amministrazione si sono rispettati, e se non è così, quale norma prevede, appunto, credo che siamo la prima comune, non so, d'Italia forse, dove si fanno prima i colloqui e poi la comparazione dei titoli. Nello stesso bando però mi piace sottolineare come la definirei quasi una missione di colpa. Avete previsto, per quanto riguarda i colloqui, a differenza di altri bandi, l'indicazione delle materie. Le materie sono state specificate questa volta, cosa che non avete fatto e avete giustificato, non ricordo come. Cioè, l'impressione che state dando a questa città, la gestione del personale, è un argomento molto delicato. E quello, se mi fate passare il termine molto allegramente, quello di una allegra sartoria, se posso definirla, dove si cuce il vestito ad hoc per ogni bando. Questo è quello che state facendo passare, perché avete fatto 4-5 bandi, se non ricordo male, l'uno diverso dall'altro. Io credo che un'amministrazione e un bando sono uguali dappertutto, tanto per quanto riguarda i profili, possono cambiare i titoli, ma noi siamo veramente una gestione molto allegra, dove la laurea triennale viene equiparata alla laurea triennale, ha già anche un messaggio bruttissimo, credo, di meritocrazia, soprattutto ai giovani, dove appunto nell'ultimo prevedete prima il colloquio e poi la comparazione dei titoli. Io credo, spero di avere una risposta, ma soprattutto credo che sia il momento di uniformare un po' quella che sono le vostre idee in merito alla gestione del personale. Detto questo, un altro chiarimento vorrei, perché sono un po' preoccupato. Io mi ero tranquillizzato quando il presidente Coletti mi invitò la mattina per partecipare all'incontro in provincia sul dimensionamento scolastico, e poi leggendo le sue dichiarazioni del sindaco il giorno dopo, mi riferisco al nautico, ero abbastanza tranquillo, però poi acquisendo le carte io tanto tranquillo non ci sono, e quindi mi chiedo se ci sono altri sviluppi. Vi dico perché la delibera del Consiglio Provinciale, sia la delibera del Consiglio Provinciale del 17 dicembre e sia quello soprattutto della Giunta regionale del 28 dicembre, non, in queste due deliberazioni non si nomina per niente l'istituto nautico di Ortona. Perché? Perché c'è solamente, quando ho letto le carte, lui lo sa. Ma c'è solamente un accordo nella conferenza Stato-Regioni in cui c'è appunto un accordo a seguito di ricorsi presentati da 7 regioni, tra cui non l'Abruzzo, questo va detto, che prevede appunto la votazione delle due norme che stabilivano i limiti appunto per mantenere le titolarità delle elezioni. Quindi questo è solamente un accordo, su questo accordo il nautico si salverà. Questo accordo dovrà essere poi regolamentato dal prossimo governo entro il mese di agosto. Quindi c'è un accordo a voce, invece credo che dobbiamo continuare forse a stare attenti, perché penso che il nautico ad oggi non è assolutamente salvo. Questo giusto per fare chiarezza, perché il messaggio che è passato è tutt'altro. Poi che cosa volevo dire? Un'altra ultima cosa. Non perché sono stato vittima io, ma perché sono felice di aver rimpinguato le casse dei malfattori, però volevo sottoporre all'attenzione del sindaco, per cercare di fare qualcosa, i problemi di sicurezza della zona Saraceni. Riferisco al Molo Sud di Acervana, che è molto affollata,
io lo vedo spesso anche di Sipio e altri sindaco, ho visto spesso, perché sono stato vittima di un furto, ma non per il sottoscritto, ma perché nel portare logicamente, nel fare tutti i passaggi che devo fare, ho saputo che è una storia che si protrae ormai da tanto tempo, dove i furti sono continui, e quindi credo che una sollecitazione, quando un furto, qualcosa dobbiamo fare, perché questo arriverà appunto le persone, ma non solo i cittadini di Ortona, a fare delle bellissime passeggiate presso il muro tutte le giornate, soprattutto il sabato e domenica. E quindi credo che qualcosa questa amministrazione deve fare. A questo aggiungo anche un'altra motivazione, che è quella di igiene, questo forse riguarda il consigliere Schiazza, perché da un po' di tempo a questa parte il Moro Sud è diventato sede di escrementi di cani soprattutto, e questo lo voglio dire perché sembra quasi che le persone vadano in quella passeggiata per questo motivo. Può sembrare una cosa di banale, ma non è così, perché oltre a riguardare la nostra città, questo è un problema serio, e perché francamente questo sta succedendo da un po' di tempo a questa parte, perché io frequento da anni e non ho mai visto uno spettacolo così indecoroso. Grazie consigliere Castiglione. Il consigliere Napoleone. Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco, Presidente, colleghi consiglieri, signor Giunta del Pubblico. Soltanto mi volevo rivolgere al Presidente perché da qualche giorno si riunirà la Commissione elettorale per pubblicare questioni legate all'auto degli scrutatori. Io nella prima seduta del Consiglio Comunale, lontano giugno, presentare un ordine del giorno in cui si invitava l'amministrazione a approfittare di questi adempimenti, appunto legati alla nomina degli scrutatori, per poter modificare o introdurre delle novità nell'ambito della scelta dei nominativi a cui affidare questo compito, perché sappiamo bene che è un'attività seppure minima, seppure parziale, seppure limitata nel tempo, comunque retribuita, e che in momenti di crisi avrebbe potuto comunque soddisfare, anche se parzialmente, le esigenze di chi magari oggi non lavora. E quindi poteva essere l'occasione di magari introdurre dei criteri che riguardassero ad esempio la disoccupazione, non soltanto invece quello che purtroppo si avvererà, cioè la scelta veramente autonomi, presenti e parziale da parte dei membri della Commissione. Purtroppo la Commissione è stata convocata, e quindi mi duole il fatto che questo ordine del giorno non sia mai stato portato in discussione, tantomeno sia stato avviato un minimo di procedura amministrativa appunto per modificare questo regolamento. E quindi diamo atto che questa volta purtroppo si tratterà di una lottizzazione anche per quanto riguarda i scrutatori, ma tutto complesso, ma già di grande, non è che non si tratta di un fatto che riguarda solo la maggioranza, è un fatto secondo me di civico, cioè quello di introdurre dei criteri più oggettivi nella nomina di questi scrutatori. Purtroppo in questo campionato elettorale non sarà più possibile. Mi auguro che magari nella prossima, anche perché sappiamo bene che l'Italia si vota molto spesso, si prende in considerazione questa possibilità. La ringrazio. Grazie consigliere Napoleone. Non ci sono altri interventi. L'intervento del consigliere Tommaso Ceri. Possiamo attendere un attimo che... Assessori, Presidente, colleghi consiglieri, signori del Pubblico, cercherò di essere veramente breve perché gli argomenti sono tanti, peraltro ve li posso all'ordine del giorno. Intanto voglio proporre un ordine del giorno che per certi versi ricalca un po' l'argomento già affrontato dal consigliere De Castiglione per la diagnosi personale dell'asilo.
fermo restando le censure che il consigliere Castiglione ha fatto sulla legittimità della selezione che è stata poi già attuata, io propongo poiché la selezione è stata fatta solo prevista solo per gli eucarici ed è noto che per il funzionamento dell'asilo sono necessarie altre figure professionali, quindi propongo di adottare una uguale tipologia di selezione per le altre figure che sono gli assistenti all'infanzia l'assistente all'infanzia o operatore dell'infanzia, che poi sono le figure complementari all'educatore, che sono quelli che praticamente fanno un po' mangiare, fanno assistenza, cioè non sono i veri e propri insegnanti. Mi pare che la selezione sia una condizione di disponibilità, per cui ripeto che se si possa estendere anche alle altre figure professionali sicuramente è positivo. Elenco senza la parte positiva, in cui in buona sostanza dico quello che ho detto adesso a voce, di fare istanza al sindaco e alla giunta affinché si attivano per quanto di loro competenza, affinché venga indetta una selezione pubblica per le individuazioni di assistenti all'infanzia da impiegare nella sicurezza. Io lo do a lei, Presidente, io ritengo che ci sia la urgenza nella misura in cui la si possa far viaggiare unitamente all'altra selezione che è già stata fatta. Se fosse possibile votarla subito, altrimenti voi deciderete quando la vuole approvare. Detto questo, Presidente, io mi devo rivolgere a lei per farle non un appunto ma un'osservazione. Tra l'altro mi sono permesso in privato di farle notare e non posso non rinnovare l'evidenza qui in pubblico. Mi riferisco, probabilmente lei già avrà capito, mi riferisco alla risposta che peraltro non è indirizzata a me, io ho fatto una risposta, una interrogazione al sindaco a cui chiedevo di essere messo a conoscenza in qualità ovviamente di consigliere comunale, non solo come privato cittadino, di essere messo a conoscenza dei dati che avrebbero potuto consentire, che poi erano riferiti a quella prescrizione che l'ASL aveva dato in sede di parlo della turbocassa. Aveva dato in sede di rilascio di autorizzazione che erano le centraline che avrebbero dovuto fare il monitoraggio anche per tutto un anno e la discarica nel depuratore della zona industriale di Corrado. Ebbene, avevo fatto una richiesta al sindaco che mi dicevo: guarda, sindaco, ho letto, mi pare, è nell'area. Voce di popolo che dovrebbe essere prossima all'apertura di un regime completo, cortesemente da consigliere comunale fammi capire se effettivamente queste prescrizioni, fammi vedere se siamo in grado di poter verificare che queste prescrizioni che io ritenevo abbastanza stringenti possono state rispettate per poter rassicurare poi la città cittadina che comunque era stato rispettato. Ebbene, a questa mia risposta evidentemente il sindaco ha girato l'interrogazione all'ufficio tecnico e l'ufficio tecnico mi ha così ha risposto, peraltro non a me, ma a me pure hai messo in cartella direttamente per conoscenza, indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio e all'assessore all'ambiente, risponde testualmente: in relazione al punto 1, i dati riguardanti il monitoraggio della qualità dell'aria sono disponibili sul sito della Camera di Energia e consultabili online. Non ti nascondo, quando ho letto questa risposta mi sono preoccupato un po', perché se io devo andare a prendere i dati sulla società che dovrebbe essere controllata, insomma, evidentemente voglio leggere questa risposta come una mancato adempimento, chiamiamolo così, da parte del dirigente, il quale evidentemente non ha voluto mettere mano alla voluminosa pratica e ritrovare poi quei dati e evidentemente non li ha comunicati. Io ti prego, il senso del mio intervento era questo, cioè di farti portatore di questa richiesta, cioè di invitare i dirigenti ogni qualvolta vengono investiti di un problema di rispondere non al consigliere comunale come privato cittadino, quanto anch'esso ha diritto di conoscere per intero la verità di quello che succede, ma come consigliere comunale, cioè così la chiedevo, come consigliere comunale,
volevo accertarmi che l'amministrazione comunale fosse nelle condizioni, io spero che sia nelle condizioni, certo è che da questa risposta sicuramente non si evince questo, ma si evince tutt'altra cosa. Peraltro il secondo quesito, che era quello che faceva riferimento al depuratore consortile, in cui io chiedevo, fammi capire, perché siccome lì si doveva attaccare, fammi capire se è stato ultimato, se c'è stato questo allaggio, dammi la documentazione, fammi effettivamente rendere conto di come stanno le cose, questo mi risponde, mi dice, risponde a voi, poi la passate a me, il depuratore consortile citato nella nota di progetto è stato realizzato a cura di contrasto industriale. Anche questo è una notizia, 20 anni dopo è una notizia. E ancora ultimato doveva essere gestito dalla società SAS. Presso tali enti è possibile acquisire la documentazione che sta arrivando. Ma io l'interrogazione mi dico, l'ho fatta al comune, l'ho fatta all'amministrazione comunale, come consigliere comunale avevo, ritengo, tutto il diritto di sapere quali erano le notizie e le informazioni di cui in possesso il consiglio, l'amministrazione comunale. Io non lo devo andare a prendere né alla Camera delle Energie né al consorzio industriale e capire se effettivamente i lavori sono stati realizzati oppure no. Quindi, Presidente, cortesemente ti fai portavoce di questa mia istanza ai dirigenti, gli dici che devono rispondere per quello che sarà l'amministrazione comunale, non dato delle indicazioni come se io mi fermavo in strada e chiedevo al tuo comune, privato cittadino, diceva ti colleghi al sito e ti dico, non è così, non è così. Non so se sono stato chiaro. Poi prima di passare a un argomento che ritengo sia abbastanza importante, volevo ricordare al sindaco, quando tu sei un consigliere sul regolamento, quanti giorni devono passare? 20 giorni. Volevo ricordare al sindaco che ho fatto diverse interrogazioni e che sono in attesa di risposta. Non ti vorrei rifare l'elenco, ma parlo addirittura di interrogazioni che risalgono ad ottobre. Io avevo fatto un'interrogazione chiedendo dei chiarimenti sulla delibera per il riconoscimento dei debiti con il bilancio e ad oggi non ho avuto risposta. Ti ho chiesto dei chiarimenti circa la gestione del palazzetto dello sport, tu mi hai dato una risposta. Io a seguito della risposta ti ho richiesto ulteriori chiarimenti perché comunque rimaneva un buco di mancata copertura di informazioni. Ti ho chiesto in data 4 dicembre delle notizie circa la corrispondenza intercorsa come ci sia stata tra la regione e il comune per quanto riguarda la regionalizzazione del patto. Questo sulla Subgas te l'ho detto adesso. Ti ho chiesto delle informazioni circa l'anomala situazione che si era determinata a seguito della nomina dei professionisti esterni in merito ai lavori che sono stati affidati o che devono essere affidati quelli del mutuo, quei 40 professionisti. Mi sembrava alquanto strano che per la prima volta l'ufficio tecnico interno non abbia fatto nessun progetto e anche questo è rimasto senza risposta. Ti ho chiesto sempre in data i primi di dicembre il costo del personale per l'anno 2010, che se tu ben ricordi è stato poi oggetto di quel chiarimento che ci richiese la Corte dei Conti all'ultimo Consiglio Comunale che noi poi abbiamo approvato stracciando proprio quella parte in cui tu avessi dovuto quantificare. E lui, non doveva quantificare quella precedente, ma quella precedente non la quantificata non la quantificata perché non si doveva quantificare, non la si doveva quantificare. Ma poi mi rispondi, dice tranquilla, ovviamente su questo rispondo, scegli tu quello che hai scritto, ti devo rispondere, ma poi se non lo fai dire magari. Se non lo fai dire, magari sì. Ci arriviamo, siamo qua, perché dobbiamo scappare per un momento. Presidente, avevo fatto la richiesta quando mi sono sollevato quella questione della penetrazione del parco della Costa di Adì, avevo fatto la richiesta di attivare il referendum per avere poi una
una cognizione chiara del problema e cercare di capire quali erano effettivamente le volontà del territorio, ma tutt'oggi anche questo mi faccio senza risposta. Ho visto che hai messo in cartella quel mio appunto, diciamo, quella mia indicazione che ho fatto sulla nomina del dirigente quello da Zona Bianca, dal quale non ho avuto risposta, però so che c'è stata la nomina con un'ordinanza dirigenziale sindacale, quello magari è il caso di allegarla e di vederla. Ho chiesto che arrivi in ordine alla scadenza del contratto della Covas, anche quella tutt'oggi in quella non ho avuto risposta. E poi peraltro l'ultimo, leggo, non fosse in ordine di tempo, ho chiesto anche la destinazione delle entrate di quelle previsioni, ma mi pare che avete risposto con la delibera che proponete stasera, per cui con quella, però voglio dire, un minimo di risposta secondo me andrebbe fatta. Segnalo probabilmente quello l'argomento a cui il consigliere Tommaso Poletti sembra stia aspettando, che è la irregolarità in ordine agli accertamenti ICI e TASU relativi al 2007. Io rilevo delle irregolarità, vi invito a fare degli accertamenti, perché per quello che posso controllare io, per quello che ho visto io, non mi pare che sia stato nominato il responsabile del procedimento. Poi se l'avete fatto, non l'avete pubblicato, insomma, non pare, oppure non posso chiaramente, allo Stato, per quello che ho controllato io, per quello che ho visto io, quegli accertamenti, a mio parere, sono gravemente fallati, mi viene da dire, ma forse qualcosa ancora di peggio. Mi pare che per le questioni preliminari io abbia detto tutto, dopo magari se vogliamo tornare su qualche argomento, ti prego se puoi almeno valutare la possibilità di mettere a votazione quell'ordine del giorno, modo che sappiamo e capiamo se è il caso di poterci orientare su quella direzione. Grazie. Grazie consigliere Ceri. Per quanto riguarda le interrogazioni sollevate e ovviamente quelle scritte, sono state tutte inoltrate a chi deve dare risposta. E se le risposte non ci sono, vuol dire che a volte può essere difficile dare una risposta, altre volte insomma è in fase di elaborazione. Tuttavia non devo essere io a dare una motivazione perché non ci sono le risposte. Le solleciterò senz'altro le risposte, perché le interrogazioni sono state inoltrate e di conseguenza, perché il termine di 20 giorni, ma non prevede alcunché qualora si superino i 20 giorni, solleciterò come giustamente mi è stato richiesto. Per quanto riguarda la richiesta di ordine del giorno, dico subito che noi stiamo in una fase totale di rielaborazione dello statuto e del regolamento del Consiglio Comunale. Il dirigente Giovanni De Marinis sta lavorando quantomeno per organizzare, perché questa è una lacuna che noi abbiamo, il Comune di Ortona ha superato con prassi, però in realtà non è regolamentato. Il Comune di Ortona, i precedenti presidenti del Consiglio Comunale, ne abbiamo due, Remo e te stesso, aveva gestito che l'urgenza veniva connotata dalla sottoscrizione dell'ordine del giorno da parte di tutti i consiglieri comunali. Mentre l'ordine del giorno pervenuto, qui parliamo di ordini del giorno pervenuti nella medesima udienza, l'ordine del giorno che non, tra virgolette, godeva della sottoscrizione di tutti i consiglieri comunali, veniva automaticamente rubricato a quello che il regolamento prevede all'articolo 22, comma terzo, cioè il diritto di iniziativa del consigliere comunale. Quando mi trovo come presidente di fronte ad un ordine del giorno di questo tipo, io lo inoltro al segretario comunale, all'assessore, al presidente della commissione e al dirigente che viene individuato come dirigente competente, affinché faccia tutto il percorso utile perché approdi in consiglio, cioè perché approdi quantomeno in commissione. È ovvio che questa è una lacuna del nostro regolamento e di conseguenza ci si sta lavorando,
cercando di modificare, dare una via celere. Non vi nego e chiudo che ho visto anche altri regolamenti come quello della Camera, ogni tanto sentiamo qualche battuta in televisione dove dice che ci sono delle proposte di legge che sono nel dimenticatoio, perché purtroppo i regolamenti tecnici prevedono queste forme un po' burocratiche, non è facile ovviare. Comunque già da adesso dico che questo ordine del giorno, che è sottoscritto da due consiglieri comunali, se i consiglieri comunali vogliono prenderlo e sottoscriverlo, a questo punto, perché non me la sento io di dare il carattere dell'urgenza, se c'è una sottoscrizione di tutti i consiglieri comunali, la considero come ordine del giorno che ha la caratteristica dell'urgenza e lo poniamo a votazione. L'altro ordine del giorno è sottoscritto da tutti, avviso che sarà successivamente, prima di quest'ora 50, sarà posto in votazione. Ultimo punto sulle interrogazioni che invece vengono date parzialmente e mi riferisco che si ritiene siano date parzialmente e mi riferisco all'interrogazione sui dati di Tamarete Energia e l'altra questione che era nella medesima interrogazione, alla quale è stata data risposta scritta ma che è considerata in questa serie non soddisfacente. La stessa interrogazione e lo stesso rilievo sarà da me, come faccio per le altre cose, inoltrato al dirigente e al sindaco affinché eventualmente, se hanno qualcosa da ulteriormente replicare, lo replicano. Non ci sono, mi sembra, Musa però ha fatto già due un attimo Coletti non ha mai parlato, quindi non serve come risposta. Se vuole prendere la parola, io avevo chiesto la parola, però Franco aveva chiesto che si concede un minuto. Meno, Presidente. Dipende al Presidente. Giusto una battuta, perché un'altra persona ha detto di no, che ha già parlato. Prego. No, Presidente, io non l'ho fatto tutte le interrogazioni perché pensavo che come al solito andavamo molto avanti nei tempi. Però visto che siamo ancora intervenuti, volevo completare con tre argomenti semplici. Intanto le pubblicazioni sul sito internet, dateci spiegazioni. Cioè noi non possiamo lavorare. I consiglieri comunali non possono lavorare perché abbiamo una pubblicazione incompleta di dati che ci servono per espletare la nostra funzione di consiglieri comunali e purtroppo non tutti possono avere tutte le partite qua a prendersi documenti. Quindi per cortesia cercate in qualunque maniera di risolvere il problema, anche perché mi sembra che di legge non bisogna fare, ma a parte la legge o no, metterci nelle condizioni di poter lavorare. Poi due argomenti, uno è annoso problema di questa città, purtroppo, però ce l'abbiamo ancora. Siamo invasi da topi, femmine e maschi. Via Cavour ci sono femmine e maschi, nel senso di tutti e due sessi che si riproducono, questo volevo dire. C'è un allarme grosso, io non lo so la tematizzazione di a che punto state, se avete integrato, se avete allargato il discorso della tematizzazione facendo un po' più completo, perché veramente è un problema grande, io lo so che cosa vivere, però è un problema della città. Quindi. E poi io pensavo che Simonetta intervenisse su questo allora, topi e cani, mi riferisco a lei, consigliere, il canile. Un purparlè incredibile, non si capisce più nulla. Siamo in regime di prorogazio, penso, nei due mesi, mi sembra di aver capito. C'è la cooperativa che ha fatto un rilievo per dal punto di vista di altre cose. Io vorrei che rendesse conto la città di quello che sta facendo in ordine a questo problema, che è anche questo un problema. Perché se troviamo gente che espleta questa funzione meglio o comunque a favore di questa condizione, io sono favorevolissimo a fare qualsiasi cosa che migliori la condizione. Quindi se ci vuole rendere conto, non so se vuole il Consiglio di Presidente. Grazie Presidente Colina. Grazie.